per sensibilizzare i giovani a rispettare le regole dovunque essi si trovano, anche quando si trovano sulla strada, anche quando si trovano alla guida. E purtroppo lo si sta dicendo in questi giorni a vari livelli, anche governativi, preoccupa veramente il fatto che i giovani non lasciano mai il loro smartphone, probabilmente manco quando dormono, pure quando dormono questi nostri giovani chattano, stanno sempre inconnessi, non si sa con che cosa e con chi, ma quando state alla guida, per cortesia, lasciamolo perdere il cellulare, lo smartphone, concentriamoci solamente sulla guida, perché la guida è una cosa seria che mette in pericolo non solamente se stessi ma anche gli altri. E poi io vi voglio ricordare, avete tutto il diritto di divertirvi, ognuno si vuole divertire come crede e come pensa che sia meglio, anche magari bevendo, anche magari fumando spinelli, assumendo altro genere di sostanze stupefacenti, però vi raccomando, dopo non mettetevi alla guida, perché rischiate non soltanto la vostra pelle, ma facciamo rischiare anche la pelle degli altri. Quindi in questo Ferragosto che stiamo tutti quanti di più su strada, prendiamo la macchina per andare nelle località di villeggiatura, al mare o in montagna, viviamoci per cortesia un Ferragosto sereno, tranquillo, e aiutateci, giocate con noi, giocate con la nostra squadra, la squadra della sicurezza. La sicurezza è un gioco di squadra, di questa squadra deve far parte ciascuno di noi, ciascuno di voi, quindi stai dalla nostra parte, gioca con noi. I dati che emergono purtroppo confermano quello che vi diciamo. Nel corso dei nostri servizi fate il calcolo che, diciamo, una serata vengono sorprese 3 persone che sono risultate positive all'uso dell'alcol, e di questi 3 una è positiva anche all'uso di sostanze stupefacenti. Insomma, diciamo che la media più o meno è questa. Beh, il messaggio è quello della, cioè, di sensibilizzare proprio sull'attenzionare sulla sicurezza stradale, cioè il rispetto delle norme, cioè tu non puoi girare a sinistra senza manco mettere la freccia direzionale col telefonino attaccato all'orecchio, sono cose che non si possono più vedere, e quindi ogni cittadino deve essere tenuto quasi, direi, in dovere proprio di segnalarle queste cose per come può, per come, ecco, io da comune cittadino sto facendo qualcosa da 16 anni che mi sento di farlo, punto, cioè non voglio fare altre cose se non quello proprio di lanciare questo messaggio. Sì, siamo qua ancora per quest'anno per ricordare Giovanni Barone insieme alla famiglia Barone. Quello che vogliamo lanciare è un messaggio di vicinanza alle nuove generazioni, di vicinanza e sensibilizzazione per fare in modo che i ragazzi non usino i social e i telefonini in mezzo alla strada. Purtroppo gli episodi drammatici che si verificano giorno dopo giorno sono dovuti in maniera particolare per queste forme di distrazione. Beh, a parte che come sindacato di polizia non possiamo non stare vicino a tutti coloro che soffrono o a coloro che comunque hanno, anche in questo caso, creato iniziative per parlare doverosamente di, in questo caso, sicurezza stradale, ma la sicurezza a 360 gradi abbraccia ovviamente tanti altri aspetti. Questo è uno degli aspetti più dolorosi che ci vede molte volte purtroppo anche in prima battuta, non solo con i nostri deceduti, perché ne abbiamo molti, abbiamo il record purtroppo di deceduti proprio alla stradale e per rilievi stradali o per incidenti stradali. Ma indipendentemente da questo, portiamo le notizie, che è una cosa che onestamente è la cosa più penosa, che ci vede coinvolti a vedere il dramma umano, personale, familiare, che molte volte vediamo noi stessi che si potrebbe tranquillamente evitare con un po' più di attenzione, ed è queste manifestazioni non possiamo che farci partecipe, proprio perché l'attenzione rivolta a questo settore non cali, ma non tanto, non solo nel creare nuove regole, un nuovo reato come l'omicidio stradale che ha già delle pecche e che va messo mano assolutamente, ma semplicemente perché ci siano tutti quegli strumenti che oggi ci sono e che non vengono messi in campo perché ovviamente costano alla collettività sotto profilo anche delle società, ma costano anche per la sicurezza, inteso come noi operatori, a cui non vengono dati molte volte gli strumenti.